caso si invertono di side, quindi Koi dal lato blu della mappa contro Vitality dal lato rosso. Tra l'altro penso di aver appena realizzato, perché stavo avendo una conversazione alla telecamera spente prima di rientrare con anche la nostra regia sul proliferare di vari spam messaggi in chat riguardanti una certa Anna, e credo che sia, mi correggerà qua la chat se sbaglio, ma penso di averci azzeccato, la ragazza della pubblicità che passa di Twitch adesso in questo momento. Quindi che è una pubblicità che ho trovato molte volte anch'io, ed effettivamente rileggendo alcuni messaggi mi è comparso in mente, quindi ciao fantastico. Anna, okay, se ci guardi... Anche alla regia è arrivato il messaggio, ok, abbiamo svelato il mistero, adesso siamo pronti a lanciarci nel game. Ora che sappiamo chi è Anna, io stasera sarò tranquilla, perché sennò era un casino, perché dovevo avere risposta, ma come voglio avere risposta su come andrà questa serie? Game 2, match point per i Koi, che hanno giocato un'ottima partita nel game 1, e dicevamo, tendono ad essere entrambi i team, sia Vitality che Koi, due squadre che hanno un early game piuttosto lento, pacato, non hanno assolutamente fretta di essere delle squadre sanguinolente, eppure i Koi sembrano aver fatto riscaldamento prima, motori accesi, sono pronti per entrare in partita. I Koi, ragazzi, l'ha detto anche Larsen dopo la scorsa serie in intervista, Best of One forse era un altro tempo, un altro momento, ma poi siamo arrivati in Best of Three e siamo tornati i Rogue di un tempo, essenzialmente. Il che è strano, perché i Rogue di un tempo erano i re delle Best of One e poi notoriamente facevano più fatica in Best of Five nelle serie prolungate, ma qua c'è stato un capovolgimento. Questa squadra chiaramente sta funzionando molto meglio in questa settimana, in questo weekend, di come li abbiamo visti nella regular season. Appunto, già fine week 3 li stavamo vedendo ripartire, però questa partita ne è stata la conferma. I Koi sono tornati ad essere i campioni in carica, quella grande minaccia. La botlane soprattutto è tornata ad essere quell'enorme pericolo che, a quanto pare, Neon e Kaiser non sono riusciti a gestire, neutralizzare a dovere. E i Vitality dovranno reinventarsi qualcosa, perché è vero, l'hai detto, i Vitality non sono propriamente la squadra più aggressiva nelle primissime fasi di gioco, sono una squadra molto aggressiva, ma si scatenano nel mid game tendenzialmente, una volta che riescono a prendere quelle risorse iniziali, a confermare il loro vantaggio, i primi oggetti, allora li vedi iniziare a mettere quella pressione che inizia piano piano a schiacciare i loro avversari, ma in questa partita non c'è mai stato quel vantaggio per schiacciare i Koi. Tutto quello che la loro pressione ha portato ai Vitality è stato rimanere a galla, perché l'abbiamo detto molte volte, siamo usciti da un early game dove i Koi stavano dominando, soprattutto la bot lane, Comp era un intero oggetto avanti a Neon. E comunque i Vitality hanno giocato il mid game in maniera ordinata, ruotando attorno alla mappa, mettendo pressione sulle strutture, evitando i team fight che sapevano sarebbero stato un tasso dolente per loro. Sembrava ce la stessero anche facendo, hanno preso due baroni in quella partita, hanno negato degli obiettivi molto importanti dall'altro lato, ma alla fine si è deciso con un fight, e il fight era dei Koi. A proposito di Koi, c'è stato un grande elemento silente all'interno della loro draft, nel senso che ha agito quasi nell'ombra, ed è Larsen. Quella Orianna aveva la funzione principale, appunto in quanto control mage, di far sì che la situazione non sfuggisse di mano. Sono curiosa di vedere ora se sarà una strategia analoga anche per questa partita, visto che ha funzionato piuttosto bene, non ha permesso a Perks con Jayce di scalare particolarmente bene, e quello è un ban su Zeri, bravi Koi. Ban su Zeri che tra l'altro appunto propongono i Koi stessi, cambiando side hanno sfide delle mire diverse per il loro first pick, non sono disposti a prendere in prima tornata la stessa Zeri, ma magari hanno occhi per qualche altro campione e non vogliono comunque concederla a Neon per ribaltare un po' la situazione. Ci stanno pensando un po', perché come i Koi si sono bannati in Zeri, i Vitality si sono bannati con la Sejuani, quindi sembra che comunque la priorità si stia un po' ribaltando e tanti dei campioni che abbiamo visto disponibili nella prima partita, o meglio, bannati nella prima partita, sono disponibili adesso. Quel Lucian adesso è l'ultimo ban, ma c'è Ashe, che nello scorso game era stata aggressivamente rimossa dai Koi. È disponibile Ashe, è disponibile anche Jax, è disponibile tantissimo, è disponibile anche Cassiopeia, per esempio, che non la vorrei... La zia di Larsen, volendo. Assolutamente, quindi, ed eccoli là, Ashe, primo pick selezionato per i Koi, Nautilus e Nidalee. Nidalee, se non sbaglio l'hanno giocata i T1 in questi giorni, quindi è un po' un ritorno su uno di questi jungler aggressivi da early game,
danno magico, un po' come l'Elise, ma chiaramente un po' più incentrata al ruolo da carry rispetto a Elise, che si fa più utilitaria appunto con quel bozzolo, con quello stordimento. Qua sembra che sia un po' tornato la strategia del Mad Dog on a Leash che Bo aveva nei Fan Plus Phoenix in LPL, un mastino rabbioso che vagherà per la giungla con il suo support, che lo tiene a malapena per il guinzaglio, ma appena vede un nemico lo lascia subito andare. Selezionata quindi a questo punto la bot lane dei Koi con Ashe in quanto support, quindi Ashe per Trimby e Sivir per comp. Comunque vai per lo scaling, sarà un gameplay un po' più diverso che potrebbe iniziare a spikeare già in quello che potrebbe essere un early game. Molto bello questo Azir per Larsen, perché ti permette di avere già un grande controllo, grande scaling, ma soprattutto vai a roamare all'interno della mappa per facilitare delle azioni importanti per dei potenziali carry, anche per te stesso. Stavo un po' sbirciando intanto le statistiche di Nidalee per adesso. Ci sono stati diversi pick di Nidalee in realtà tra LPL soprattutto e appunto quel game giocato in LCK da proprio owner, come menzionavo. La maggior parte delle partite di Nidalee in questa stagione sono sconfitte, quindi avrà una bella responsabilità Boh nel dover risollevare non soltanto il campione da una posizione scomoda, ma soprattutto la sua squadra. 0-1 in questa best of 3. Questo game è decisivo. Se i Vitality lo perdono, ricordiamo, non sono eliminati, vanno nel loser bracket a doversi giocare poi l'avanzamento o l'eliminazione settimana prossima, domenica. Però regalerebbero già il biglietto di andata alle best of 5, ai playoff, ai Koi, ai campioni in carica, che sarebbe anche molto adatto vedere tornare per primi a giocarsi nuovamente le best of 5 per il titolo. Ma ricordiamo, questi Koi non erano affatto tra i favoriti, hanno finito la regular season in settima posizione contro il primo posto di Vitality. Pick di Xayah per Neon in corsa inferiore, un'ottima scelta rispetto a Sivir, che le permette quindi di andare a, o meglio, Xayah nella scelta contro Sivir va a facilitarsi la fase di farming, considerando che con le piume che vengono posizionate vai ad arginare il tuo avversario dal farmare, quindi mi aspetto forte push dalla loro parte, importantissimo soprattutto quando vai a scegliere un Nautilus che va ad affiancarla. Yone è qualcosa che sinceramente non mi aspettavo. Andrà per la corsia centrale probabilmente in risposta a Nidalee, quindi Xin Zhao, grande duellante, vuoi andare a dar fastidio da subito alla giungla avversaria. Già, un po' particolare vedere Xin Zhao arrivare in questa posizione, perché non c'è così tanto giocare sul range dal lato di Vitality, appunto sia Nidalee che Yone alla fine sono grandi minacce anche sul corpo a corpo, quindi non qualcosa contro cui ti possa tanto aiutare con la mezzaluna difensiva. Però ci avevano visto giusti i Koi nel voler bannare due mid laner da danno fisico in quel Jayce e quella Tristana, che Pers aveva già proposto entrambi sulla corsia centrale per fare ben accoppiata con il danno magico di Nidalee. Questo spinge semplicemente Perks a ripiegare su una terza soluzione, e quella è un Olaf top lane, ma non è Adam a pilotarlo. Photon ha assorbito un po' di europeismo in questa sua breve permanenza e riadatterà quindi il suo stile da top lane per portare un forte carry contro, tra l'altro, un tank selezionato da Shigenda. Quindi un equilibrio difficile da gestire per il top lane dei Vitality, che schierano una composizione praticamente a quadruplo carry, molto volatile. Questo è uno di quei game che o esplode bene o esplode male. Vediamola così, per entrambi i lati potrebbe andare benissimo, come può andare malissimo. Andare ad inclinare una partita così, dagli equilibri fragili, dagli equilibri che vanno a scombinarsi con estrema facilità, permette di avere uno snowballing piuttosto efficace. Sono interessata a vedere questo Olaf. Early game into early game, coach che si stringono la mano, si battono il pugno, grande gesto di sportività come sempre, ed è... c'è tanta Europa in questo tipo di draft. Nidalee totalmente inaspettata, Olaf per Photon, alzo le mani, sono curiosa di vedere che succede. Ok, sono incuriosito appunto, sarà un game, deve essere un game esplosivo per i Vitality, perché l'hai detto, è vero, per entrambe queste squadre c'è la possibilità di andare tanto bene tanto male, ma nel caso dei Koi, se va tanto male hai comunque Azir, hai comunque Sivir, e se devi arrivare in quel late game, se devi arrivare a quei 3-4 oggetti, ma poi riesci comunque ad avere un impatto, ben venga. Per i Vitality, se parti male, come è successo nel game precedente, non so se c'è una ripresa a questo giro. Nidalee indietro non è un buon campione, lo stesso si può dire di Olaf molto facilmente.
Sai, e Ione certo hanno il potenziale di scaling, ma non la gran comodità. Sentiamo un po' anche il coach dei Koi, lasciamo parlare l'intervistatrice e l'intervistato. What do you think you guys could have done to make it a little bit more clean? I mean, I think we played a bit too much for item spikes. Like, there was one point in the game where, like, Zeri wanted IE and Larsen wanted Seraphs. So the game slowed down a bit. We didn't have a vision, and then randomly they got Nash. Like, not randomly, but they played a good Nash sneak. And then the game got hard. We didn't have that much engage, and it was, like, hard for Zeri to do much, even though she was really far ahead. Great. Thank you so much for the breakdown. And as to this game, of course, a Chinese jungler had to bring in a Nidalee, right? Were you guys expecting that one? Like, not expecting, but he's been like playing it in solo queue, and we're kind of expecting him to play a carry jungler now with like how the first game went. So yeah, it was like Kindred, Nidalee, something like this. And let's see how it goes. Thank you very much for joining me, Arvidir, and let's see if Paul will be able to carry this game. Back to you guys on the desk. Abbastanza interessante l'appunto, appunto un po' il commento sulla prima partita, su come il ritmo si è rallentato, perché c'era quel momento un po' scomodo dell'Arsen e Comp stavano aspettando le spike necessarie per sentirsi pienamente a proprio agio nei fight successivi. E adesso un po' un commento su questa Nidalee di Bo, che hanno detto non forse si aspettavano Comp a pieno, ma si aspettavano un carry. Comp è startato di E, flash in, va a bloccare anche la propria runa, Kaiser. Ci sono tantissimi danni, costretto anche a flashare out. Kaiser, pochi HP, potrebbe esserci un'ottima chance. Wow. Prima uccisione per Comp. Molto bene, very well. Già, perfetta questa azione, con anche il flash mangiato da Neon, costretto a ritirarsi e comunque perdere un sacco di vita. Giocata, devo dire, in maniera impeccabile da Comp, questa azione ai primi livelli. Lo commenterò magari dopo questo tentativo di invade, boh. Non penso sia stato visto da quel lume, quindi la sua presenza potrebbe ancora essere celata, o forse l'ha semplicemente comunicato a voce. Marang l'ha intuito, sa che è lì e ora lo sta anche vedendo. Stanno provando a fare un fight 3v3, anzi 3v2 in questo caso, perché Kaiser non c'è ancora. Boh, pochi HP, potrebbe far valere veramente poco. E infatti Marang riesce a prendere questo momento di debolezza. Neon ha pochissimi HP, fragile, fragile. E lo capisco che è una cosa che non ti aspetti, ma quanto ha fatto per Comp questo spell shield di livello 1? Bloccare l'ancora nel trade a inizio partita con Kaiser, bloccare adesso una rotazione di Bo per neutralizzare ancora di più la minaccia di quella Nidalee al primissimo livello, ed è già un fantastico avvio per i Koi, con una kill in tasca a Comp, una kill in tasca a Malrang. Sei partito veramente nel migliore dei modi, spero ci mandino anche un replay di quello scambio ai primi livelli tra le due botlane, perché devo sottolineare veramente i movimenti di Comp, come ha assorbito quella prima ancora, qua quasi andando a baitare, appunto lo vedi quasi anche tornare indietro, si mangia questa ancora, inizia subito a fare DPS, questo doppio tiratore di Sivir e Ashe fanno un sacco di danni, e poi guarda Comp, sa che Kaiser dovrà seguirlo, flash oltre il muro ma mantiene comunque visione su Kaiser, e da questa posizione i due dei Koi possono continuare a far danno su Nautilus, mentre Neon non riesce a raggiungere Comp oltre il muro. Si crea una discrepanza dove il danno che arriva in output dai Koi è un 2v1 praticamente. E con l'ingresso di Bo vede Comp a poca vita, ma non trova il giavellotto, non trova la trappola, il pounce viene mangiato dallo spell shield, e a quel punto con la presenza di Malrang devi semplicemente andare all'inseguimento, prenderti questa kill di nuovo, praticamente garantita, i Vitality costretti l'ennesima volta a ritirare. È un inizio questo, mi sento di dire, terribile per i Vitality, perché con una comp del genere appunto hai bisogno di prendere il via in fretta, e hai invece ceduto così tante risorse agli avversari. Marang decide di andare in un'altra volta, sbalzo in aria su Kaiser, prova a recuperare HP, niente da fare, Marang si rivela ancora una volta un ottimo duellante. Fantastico inizio, 2-0-0 per Malrang adesso, tre partecipazioni sia per Comp che per Trimby, che fin dall'inizio si dichiarano praticamente protagonisti, o se non protagonisti, co-protagonisti di questa partita. Un avvio meraviglioso, mi sento dire che poi quasi non potessero sperare di meglio. Ora, è un momento veramente positivo per i Koi in questo momento, o meglio, iniziare così ti dà tantissima fiducia, una grande solidità, soprattutto nel tuo jungler che vuole avere un early game vantaggioso. Sembra un replay, ma non lo è. Bo sta provando ancora una volta a dare interesse alla parte bassa della mappa. Sembra che esserci un po' di decisione, ma vuole mettere una trappola per avere visione e poter spottare un'eventuale presenza del jungler avversario, ma quel Kaiser è pronto. Hanno ancora comunque visione, giocano bene. E non è facile per con Nidalee gankare una Sivir, perché hai quello spell shield che andrà a assorbirsi o un giavellotto o un'ancora di Nautilus. In ogni caso, difficile. Corsia centrale, Perks pochi HP, flash out e si salva per il rotto della cuffia. Molto preciso con il flash, Perks. Aspetta di vedere
la traiettoria del vento diventa tempesta di Maldrang e flasha diagonalmente così da allontanarsi dal jungle avversario, ma anche non rischiare di finire nella sua doppia W. Eroico qua il minion che si tanca il giavellotto permettendo a Larsen di salvarsi. Larsen! Io ho letto, adesso abbiamo le cifre degli HP a sinistra sui ritratti dei giocatori. Io ho letto due, ma penso che fosse uno, poco prima di allora. Il sudore, penso la goccia. Penso che Larsen si sia letteralmente salvato con un HP. Sì, sì, Larsen in quel momento era la reincarnazione del meme del pilota che sta sudando mentre sta alla guida dell'aereo. 2 HP, livello 6, in questo momento gli sarebbe stato comodo decisamente un po' prima, ma eccoci qui. Senza teleport, flash ancora disponibile, corsia inferiore, c'è molta pressione da parte di Comp e Trimby, proprio quello che vogliono in questo caso. Corsia superiore invece quasi tacita. No, tacita e non è un bel segno per Olaf, perché ovviamente se sei Olaf top lane vuoi lasciare un bel segno. Ci riprovano, vanno su Perks e Marrang questa volta non se lo fa sfuggire. Manca veramente poco, ma dovrà ritornare in quello spot ed eccolo lì, la scorta imperiale. Perks ormai viene veicolato verso la torre dei Koi, destinato ad essere colpito da Marrang. Marrang, terza uccisione, qua però rischia contro Photon, dovrà flashare via. Nessun silenzio questa volta da parte di Olaf, doppio flash, decidono di andare letteralmente oltre il muro del suono di quello che possiamo vedere. Lo accetta Photon in questo caso, che ha perso ora un po' di tempo dalla corsia superiore e Shigenda potrebbe approfittarne. Bravissimo Malrang in questo scambio, veramente bravissimo. Appunto l'ho menzionato, devi flashare oltre il muro perché è quello che ti permette di creare distanza contro Olaf, però anche Olaf ha il suo flash, questo Photon va di flash e Ghost, non è teletrasporto Ghost come a volte vediamo da alcuni Olaf che comunque vogliono mantenere quello strumento per la propria corsia e per la mobilità globale. Malrang quindi warda dall'altro lato del muro, salta sul golem, segue immediatamente Photon con il flash quasi a reagire, ma poi il flash difensivo di Malrang, la banana combo per praticamente fare da un salto all'altro. Trimby, potremmo doverlo salutare in questo momento, flash out, Rush Mode che non va a finire assolutamente dove doveva andare e credo che si stia inflazionando un bel po' il flash come Summoner Spell in questa partita, perché sono passati 7 minuti e 40, abbiamo visto almeno l'80% dei flash volare via. Credo che si stia soprattutto un po' incrinando il mental dei Vitality, che ormai stiamo vedendo i Koi quasi appunto portarli a spasso in molte di queste azioni. Appunto Malrang che scatta sul blue buff, poi flash oltre il muro, sembra di vedere le momenti del torero che agita il drappo e improvvisamente sparisce, il toro non lo vede più, dice dov'è finito. Ogni volta che ho visto queste azioni con Malrang che salta oltre il muro e adesso con Trimby che flasha evitando l'ancora e il Rashomon di Perks, ho guardato immediatamente le player cam dei Koi e stavano ridendo, ma di gusto. I Koi sono nel loro elemento e per i Vitality deve essere frustrante. Quindi occhio alle cam, perché in corsia superiore è stato utilizzato anche per la Shigenda una parte molto importante e invece dobbiamo stare attenti alla corsia centrale. 3v3 Koi contro Vitality che devono cercare di proteggere Perks quanto più possibile, ma sembra veramente difficile riuscirci. Trimby prende di mira l'avversario e Larsen colleziona la vita di questo momento importantissimo per una Zir che deve scalare. Corsia inferiore, potrebbe esserci l'incantalame, non richiamano dalla posizione di Comp che riesce a salvarsi, caccia grossa, c'è ancora la Suprema per Neon. Molto comodo ovviamente quando giochi contro una Xayah a giocare sulla difensiva. Xayah vuole giocare kaitando, piazzando le piume così da poi accumularle tutte per un incantalame, ma se ti allontani Comp è stato molto bravo nel continuare a uscire dal range delle piume che Neon stava piazzando, quindi non c'è stata veramente questa grande minaccia alla fine. È una pressione di corsia che devi comunque rispettare perché Xayah è forte, soprattutto con piccone e doppia spada. La D lo sfrutta molto bene, anche solo in questi primi livelli. Comp con così poco mana deve rispettarlo. Sta arrivando però Trimby, non è ancora livello 6, quindi non c'è ancora quella freccia di cristallo. Vediamo cosa provando. Può fare contro Neon. C'è ancora il tumulto di primo è disponibile, potrebbe usarlo in maniera difensiva. Trimby mette molti danni, utilizza anche la propria Q. Riesce però ancora a farne a meno? Momento perfetto, era l'unico modo per creare quella distanza di sicurezza. Alla fine si è sentito un po' spinto, forse non sarebbe comunque bastato il danno del volley per uccidere Neon, però meglio essere sicuri di sopravvivere. Neon non ha voluto rischiare e non si può veramente biasimare la scelta, era una posizione difficile. E nonostante ciò i Koi veramente 5-0, onnipresenti sulla mappa, continuamente attivi, così tanto attivi che stanno appunto sacrificando molto di quello che per loro dovrebbe essere l'efficienza di scaling. Malrang
ha fatto il livello 6 soltanto dopo quel fight 3v3 che abbiamo visto in mid lane, mentre Bocci era già arrivato a livello 6, nonostante questo Xin Zhao abbia preso così tante risorse, lo vedi, 39 minion di farm. Questa è la classica malrangata, non farmo campi, ganco e basta, in un modo o nell'altro funziona. Diciamo che farmare campi e farmare avversari potrebbe non essere esattamente la cosa più canonica, come ora invece è canonico vedere Photon che fa esattamente quello che sta facendo, ma Shigenda riesce ad ucciderlo e questo è veramente uno smacco per i Vitality in questo caso, che sembravamo non volessero giocare in un side, in un matchup molto più vantaggioso per loro. Nel frattempo Marrang ha, come dico io, cappello di paglia in testa, la spiga in bocca, sta farmando nella tranquillità. Questo, l'hai detto, è un grande smacco. Non soltanto l'uccisione sotto la torre in corsia inferiore, Shigenda che si mangia in 1v1 quello left top lane, andando quindi a rendere ancora più difficile la vita di quel carry da corsia superiore che vorrebbe usare la lane per stompare e accumulare vantaggio. Immagino che lo rivedremo qua adesso nel replay, esatto. Photon non ha cooldown a disposizione, cerca semplicemente di fare cose da Olaf. Olaf ovviamente un ottimo combattente anche a poca vita grazie alla sua passiva. Ma Shigenda semplicemente aspetta il momento giusto, va avanti, se lo prende, lo spinge. Adesso arriva la Suprema per evitare almeno l'all-out, ma Shigenda è ad armi piene. Ha quei cooldown favoriti, quelle abilità adesso incentrate su essere strumenti da danno rispetto a strumenti da controllo. E arriva l'1v1. I Vitality sono in alto mare in questa partita. 7-0 a favore dei Koi sulle uccisioni. Anche se il vantaggio monetario non è così astronomico, il vantaggio mentale sembra essere quello che fa la differenza. Per questi Vitality stiamo continuando a vedere piccoli errorini, piccoli passi falsi e ogni volta si accumulano. Vedo che i Koi non hanno assolutamente, come dire, non hanno la fretta di velocizzare questo. Tranne per Perks, Rashmond su Larsen, sbattuto fuori dalla range della torre e cerca ora di prendersi un po' di spazi. Caccia grossa, puntano a Neon, tumulto di piume, bravo, potrebbero richiamarlo, molto buono lo scudo per annichilire il radicamento al suolo e infatti ora deve poter fare affidamento sull'ondata di Minion. Kaiser nelle vicinanze, ma molto bravo Trimby lì, mancavano pochi secondi alla sua freccia, quindi ha voluto prima baitare ed eccola quella freccia! Sordimento in corsia centrale, ne approfitta Marrang che va anche in Suprema per prendersi questa vita. Nidalee non può rispondere, Perks è il prossimo obiettivo e ci stanno riuscendo, guarda i soldati di Shurima, vento che diventa fulmine. Premier Marrang, non serve! Non serve, c'è il flash a chiudere la kill, Marrang 5-0-1. Forse andrà a conquistarsi una meritata vacanza da tutto quello che è successo. Pollice con in su. Questo execute. Oh mio Dio. Questa era una Abby reference. Questa, sì, sicuramente. Questa è veramente uno smacco, perché sai, un conto è, appunto, provare l'execute e quindi non dare la kill al tuo avversario, non dargli esperienza, non dargli il gold, non dargli tutte queste cose. Ma quanto è ancora più pesante a livello mentale se lo fai quando gli avversari ancora non hanno raccolto una singola uccisione? Malrang sta essenzialmente dicendo: guardate ragazzi, io ho una morte, ma voi avete ancora zero kill. E di nuovo, un gioco preciso da parte dei Koi. Stanno affinando queste early game in maniera impeccabile. Avevo appena menzionato quella freccia che Trimby si era tenuto nell'azione botlane perché sapeva che Neon aveva il tumulto di piume, aveva il flash, e quindi non ha voluto sprecare cooldown cercando invece di spremerne quanti più possibili da Neon. Ha preso entrambi quei cooldown e la freccia dove l'ha puntata, mid lane. E sono due kill in tasca ai Koi. Quanto stanno giocando bene questi Koi? Non stanno lasciando spazio neanche un millimetro ai Vitality. Mi è piaciuto tantissimo l'emote di Bo in quel momento, quando è partita letteralmente il suono. And it was that moment when I realized. Pollice in su, accetti il tuo destino. E letteralmente non poteva andare diversamente da così. Stanno giocando guarda, i Koi così. Guarda la classifica del gold. Trimby è più ricco di Neon. E questo è un problema, capito Vitality? No bene! Tra l'altro una Xayah che dovrebbe creare tantissime opportunità per poter mettere danni. Hai non esattamente una frontlane in questo caso, però anche lì Kaiser avrebbe potuto fare veramente tanto, ma ora Marrang si sta facendo 1v3, non è esattamente uno scenario favorevole. Sembra non essere neanche messo così tanto in difficoltà, tranne però la fin Ragnarok, shutdown! Hanno su comp in questo momento, cercano di resistere, però i Koi iniziano a poter rispondere in qualche modo. Vai su Trimby, double kill ancora una volta per Larsen. No! Che cosa sta succedendo? Scambio di vara. Ok, Olaf è entrato in partita.
Photon, ma ora lo vogliamo vedere unleashed. Ma siamo pazzi! Ma siamo pazzi! 3 su 4! 3 su 4! Come se nulla fosse, capito? Come se l'early game fosse andato bene. Era stato solo killato in lane, Photon. Sembrava ok. Neutralizzato, non dobbiamo più preoccuparci di Olaf. E se li ha macinati, va bene, sulla breve distanza, giocando esattamente sui punti di forza di questo Olaf, ma... Wow! Wow! Sul filo del rasoio, uccisioni preziosissime, torri raccolte preziosissime, perché ci sono già le taglie obiettivo a favore dei Vitality. E rivediamo ancora una volta, io tengo gli occhi veramente puntati su Photon, perché quell'Olaf è arrivato anche così tante volte vicino ad essere eliminato. Flash avanti, non teme il danno degli avversari. Larsen qua si fa ingolosire dai due dall'altro lato e raccoglie quelle due decisioni, ma fosse andato insieme ai due della sua botte in a fare focus fire su quell'Olaf, sarebbero riusciti a ucciderlo senza abilità di tutto questo suo sustain e non avrebbero visto così tante perdite. Alla fine lo scambio numerico è, se non vado errato, a fin dei conti un 2-4 a favore dei Vitality. Forse ti saresti potuto risparmiare, certo, non avessi preso quelle due decisioni, ma avessi concesso meno risorse al team avversario. In momenti del genere, quando il vantaggio è così grande, a volte è più importante assicurarsi che gli avversari non possano riprenderlo, piuttosto che cercare di alimentarlo. Ok, decidono di acquisire questo secondo drago, i Vitality, che aprirà la landa ad una mappa della montagna. Molto interessante, potrebbero decidere di prioritizzare questo tipo di anima i Vitality, soprattutto perché hanno bisogno di resistenze. Non hanno una frontline solida, massiccia. C'è Kaiser con Nautilus, ok, c'è Photon che può andare all'attacco, ma una frontline difensiva non direi che ce l'hanno presente in questo caso. Quindi serve avere dalla tua delle statistiche vantaggiose, e l'anima del drago della montagna potrebbe essere proprio quello che cercano loro. Devo dire che prima di questo serve un'unione da parte dell'intero team, perché questi koi sanno benissimo che cosa devono fare, lo stanno facendo bene e sembrano anche divertirsi a farlo. Sì, assolutamente. E qualche passo falso a volte ti aiuta anche ad avere quella sorta doccia fredda, no? Di ok, abbiamo sbagliato l'azione, abbiamo sbagliato, concentriamoci ragazzi, non è ancora così salda la presa che abbiamo fatto partita come magari potevamo pensare. C'è anche da dire, quando si fa il discorso sui draghi, uno può sempre teorizzare: ah, certo, il drago della montagna è molto comodo per questa squadra, però dobbiamo pure sempre ricordare della freccia di cristallo. Ammutolisco io. Grande gesto d'umiltà da parte di Perks farsi prendere in questo caso, ma altrettanto umiltà c'è appunto nel sapere che stai giocando 2v1 e lasciare una quarta uccisione all'Arsen. Non vedo il problema. Ammutolisco, Trimby impeccabile con queste frecce, impeccabile. Le anche mani nello sulla scontro testa. In regular season, anche in regular season, Koi contro Vitality erano state queste frecce di Ashe di Trimby, accogliere Perks fuori posizione nei momenti chiave e dare la vittoria alla squadra. Ma come stavo dicendo, tutto bello, ok, un drago, due draghi, tre draghi della montagna possono fare molto comodo ai Vitality, li devi però prendere. Perché se c'è un drago della montagna che farebbe molto comodo la tua squadra, ma se li prende tutti il team avversario, allora ti cambia poco su quelle resistenze bonus, anzi, per i Koi avere resistenze bonus contro questa identità così aggressiva che il team dei Vitality vuole proporre sarebbe preziosissimo. Quindi spero di vedere questi obiettivi molto contesi tra le due squadre, spero di vedere entrambi i team alla ricerca di conquistare quell'anima, perché appunto può fare una grande grande differenza quando si arriverà in quei momenti più decisivi. Larsen alza le mani al cielo, vorrei tanto sapere che cosa ha detto in questo momento, ma vorrei segnalare una statistica che è inevitabile non tenere in considerazione in questo momento. Ashe ha un win rate in questo split di LEC del 69,2%, e a proposito di quello, ora Bo purtroppo cade per le mani di Marrang, ma un Bo a proposito assolutamente inesistente, non è riuscito ad attivare la Nidalee che speravamo. Per niente. Ok, Photon deve aspettare. Non ha più Ragnarok disponibile, quindi non avremo un gameplay aggressivo, almeno non ora. E Shigenda però sta facecheckando il Bash, potrebbero però avere i Koi ancora tanto margine, perché hanno comunque questo vantaggio monetario, hanno vantaggio di strutture. Sono i Vitality a doversi ritirare e a dover stare molto più cauti di così. Assolutamente. Devono cercare... È il problema di questa composizione, no? Dove appunto tu dici, ok, non sono in una posizione comoda, dovrebbero semplicemente cercare di recuperare il vantaggio, intanto sono, in questo momento sono fuori strada, Vitality, quindi devono come primo passo tornare on track. Kaiser,
Ok, è il primo a cadere. Marrag si prende l'uccisione, teleporto di Yone in corsia superiore. Bo riesce a ricambiare con la stessa moneta. Ora sono a parità di a parità numerica, se non per Perks che prova a rispondere. Scorta imperiale, riesce Larsen a riposizionarlo. E ora deve riprovarci. Shigenda prova a flancarlo, ci sta riuscendo. Perks a pochi HP, ma così anche Larsen. Comp prende l'uccisione su Photon. E ora che è stato eliminato Olaf, hai dato uno shutdown a Perks. Decisamente non buono. I danni del Baron dalla double kill a Yone non è abbastanza. Trimmy mette gli ultimi danni. Comp prende l'uccisione sulla di carry avversario. E sarà una double kill anche abbattendo Bo. Oh mio Dio, alla fine cos'è? Un 3-3 di nuovo, scambio paritario? Sì. No, in realtà 4, perché era morto anche Kaiser iniziazione, soltanto che è già respawnato, già tornato in campo. Di nuovo, leggero vantaggio per i Koi, anche dopo tutto questo caos. Devo dire però, non è male questo per i Vitality, perché la cosa di cui più i Vitality hanno paura è che il game rimanga in stallo, bloccato, stagnante. Vogliono cercare di far muovere l'economia banalmente, raccogliere un po' di gold, anche se questo vuol dire arrivare a costo di dare risorse al team avversario, perché non c'è niente di peggio che vedere quella Nidalee, quell'Olaf bloccarsi, non riuscire in alcun modo a recuperare. E lo stavo dicendo appunto prima dell'inizio di questo scontro, il grande problema di composizioni come quella di Vitality è che se sei in svantaggio dici ok, dobbiamo recuperare, cerchiamo di fare quello che sappiamo far meglio, ma per adesso è meglio se evitiamo i fight diretti, i confronti diretti con gli avversari che hanno il vantaggio così grande. Beh, quello che sai fare meglio è andare a cercare questi fight, e quindi devi inventare per forza di cose quei gesti meccanici, quelle esecuzioni meccaniche che possano fare la differenza, come è stato in questo caso in maniera profondità su Larsen, che sembrava pure si stesse per salvare con un con una mossa che aveva del miracoloso, tra l'altro. Ma Perks con questo Ione ha avuto una consapevolezza del campo di battaglia sensazionale. È peccato per Neon e Bo che, lasciati da soli in così grande svantaggio contro una duo lane dei Koi che ancora una volta in questo game 2 ha preso un'immensa quantità di risorse, non hanno potuto far niente. Bo grande assente di questa partita, purtroppo. Purtroppo sì. Non sta avendo l'impatto che una Nidalee può avere, non è nemmeno più proprietaria della propria giungla, e questo è un problema clamoroso per quanto riguarda questo ruolo. Ti porta indietro a livello esponenziale, soprattutto per quanto riguarda poi gli obiettivi, perché non puoi utilizzare la spear come smite extra per magari oltrepassare dei muri difficili per dentro i quali non vuoi andare a rischiare. Marrang grande come una montagna in questo caso, che per quanto possa funzionare molto bene in early game dal punto di vista del puro senso del duellante, ha un'ottima funzionalità. Ora inizia ad acquisire anche delle resistenze, per cui diventa solamente un abilitatore per il resto dei carry che hai costruito nel resto della partita. Freccia di cristallo? Un'altra. Questa volta Foto non sente il bisogno di andare a purificarsi con la Suprema, però sembra che Trimby stia semplicemente flexando le sue doti da cecchino. Ma sì, ancora un po' di strada da fare c'è, per carità, per i Koi, perché hanno comunque questi 5.000 circa gol di vantaggio che hanno in realtà da 10 minuti, anche 10 minuti fa erano a questo identico vantaggio. Ok, giavellotto molto ben piazzato, però guarda come scende la barra degli HP, non riesce nemmeno Ragnarok a dargli tutta questa sicurezza. Marrang però ha pochi HP, stanno cercando di andare verso la backline. Photon battendo l'avversario, questo è perfetto. Larsen però nel frattempo scambia la moneta, prende una double kill e rende totalmente vano ogni buona azione di Olaf. E questo è Baron per i Koi. Eh sì, doppia coppia per i carry dei Koi qua, niente da fare. I Vitality di nuovo, inizio del fight sembra promettente, appena entrano in scena questi grossi carry dei Koi, questa Sivir a 3 oggetti, questo Azir a 2 oggetti e mezzo, questi carry così fidati, diciamo, non sono fortissimi in questo momento Comp e Larsen, se hanno l'opportunità di entrare in gioco sono una minaccia ingestibile, non ci sono abbastanza né resistenze e immagino che mai ci saranno in realtà per il lato dei Vitality, perché mai appunto quella fronte in cui menzionavi, ma non ci sono danni soprattutto, non ci sono danni e i Koi ne hanno troppi da distribuire. I Vitality sono ormai in una posizione quasi insalvabile, menzionavo prima quei 5.000 gol di differenza da in qualche modo dover amplificare, guardala, adesso sono 8.000, immediatamente risollevata la situazione per i Koi, sbloccato anche da quel piccolo stallo, da quel piccolo fastidio. Diamo una momentanea pausa, ma penso che sia soltanto preludio dell'inevitabile per dei Vitality che ci hanno mostrato che a livello di esecuzione meccanica hanno ancora tanto da dire, hanno ancora grande capacità di giocare i teamfight al massimo della loro abilità meccanica, ma molte volte sembra che non basti. Vitality che non dico che hanno scelto una draft difficile, dico che potevano rendersela più facile questa draft. Eh sì. Nidalee
cioè, sto cercando di trovare il ragionamento che ha portato alla scelta di un campione così situazionale che però non mi sovviene, considerando il fatto che hai anche Xayah che vuole andare a spikare già anche al terzo oggetto. Molto buona la scelta di affiancare Nautilus, ok, vuoi andare a rispettare Azir giocando qualcosa di non così. Non lo so, non capisco perché, boh, perché Nidalee? Era un forte carry. Alla fine, quello che ha detto anche il coach dei Koi, si aspettavano che dopo il primo game di Sejuani andato male, volesse virare su qualcosa come un carry, qualcosa come una Kindred, qualcosa come una Nidalee. Non si aspettavano magari nello specifico questo. Nidalee ti permette di avere appunto di coprire la dose di danno magico della tua squadra e andare quindi a dare dei laner fisici a Perks e Photon. Con questo Ione, con questo Olaf, a cercare di avere comunque anche loro delle lane efficaci, però. Neon! Ah, Dio mio! quelle frecce sono fonte di panico, sono i nuovi sapling però di Ashe. In questo caso non puoi fare niente. Olaf prova una disperatissima seconda torre in corsia superiore, sta provando anche a ritornare in base perché ora è aperta. Chigenda sta cercando di abbattere la struttura in corsia centrale alla base dei Vitality, cade anche il secondo inhibitor e nel frattempo il resto dei Koi sta facendo un frontline piuttosto genuina, cioè non ti preoccupare Chigenda, ti stiamo tenendo le spalle, ce le stiamo guardando, freccia di cristallo che incredibilmente non coglie nessuno e ora si fighta. Necessario, Perks utilizza Rashmon, prende due persone, sbalzo in aria, non serve perché si separano questi Koi. E ora, interessi su Kai'Sa, interessi su Neon che è il primo a cadere, ma lo shutdown su Larsen potrebbe essere veramente utile se fosse arrivato un po' prima. Nel frattempo, mezza luna difensiva, stai annichilendo l'intero team. Perks vivo per miracolo, ma chi non è vivo è il Nexus dei Vitality. Apeta arrabbiata, purtroppo questa serie è portata a casa con un secco 2-0 per il team dei Koi. Bentornati Koi, bentornati Koi, Bentornati. forse qua si può anche permettere il Freudian slip, perché come fai a non chiamarli rogue, questi? Come Come si fai a fa? non chiamarli rogue? Sono i campioni in carica, sono assolutamente i campioni in carica e sono il primo team a raggiungere e lockare la fase di playoff con le best of 5. Avranno quindi un po' di tempo per prepararsi al loro prossimo scontro. Ricordiamo, le best of 5 iniziano già settimana prossima, eh? Abbiamo sabato e domenica per decidere quegli ultimi slot con le best of 3, ma lunedì si parte subito a razzo con i playoff, con le serie al meglio delle 5, in una fase di campionato finale che vede già i campioni in carica tornare a difendere il titolo e farlo in maniera dominante, abbattendo quelli che durante la regular season erano i primi della classe. Ma che fantastica partita! Che fantastica partita da parte di questi Koi. Game 2 molto più pulito del Game 1. Hanno ripulito gli errorini, le attese. Quello che un po' contraddistingueva la mancanza dei Koi o nell'anno precedente dei Rogue. Ma brutale. Brutale e tanto, tanto da risollevare per questi Vitality. Che c'è bisogno di affrontare il discorso. I Vitality avevano perso ai Koi in regular season. Hanno avuto una serie combattuta contro gli Heretics, un 2-1, dove hanno stompato il primo game, ma sono stati stompati il secondo e il terzo è stato molto equilibrato, rischiando appunto di mandare i Vitality in loser bracket fin da subito. Ma settimana prossima, domenica, dovranno tornare in best of 3 ad affrontare o gli Heretics o gli SK, e anche dagli SK avevano perso in regular season. Questi Vitality che sono usciti da quella stagione regolare in prima posizione, adesso si trovano certo ad arrivare da vincenti, da favoriti anche probabilmente, in un'altra best of 3, ma dovranno lottare per la loro sopravvivenza e non do per scontato che riescano a farlo facilmente. Koi estremamente preparati, Koi solidi. Assolutamente sì. È difficile non chiamarli rogue. Questa è veramente la cosa più sincera che ci può venire da dire in questo momento. Hanno cambiato un solo elemento e ora con quell'elemento sono bastate le prime 3 settimane, hanno trovato la quadra. Marrang, certezza, non sai come arriverà a fare quello che farà, ma ci riuscirà. Sentiamo un Thank you very po' much, cosa hanno da guys. dire Tom, thank anche you so much for Tom, joining me for il the vincitore di interview. questa serie. Benvenuto This e was a grazie per essere qua con very me in questa intervista. LPL-esque pick È from Hall. stata
in the last game molto LPL questa Nidalee lì per boh. Eravamo pronti a questo campione. Non proprio, non avevamo un'idea chiara che volesse giocare questo campione. Il modo in cui hanno draftato il campione voleva un po' giocare quel early game pazzo. Questa partita mi ha un po' ricordato il game 3 contro gli ADC. I actually got déjà vu kind of from that game. Ho avuto un po' di déjà vu di quella partita. Ci siamo accorti che potevamo giocare in maniera più ordinata e uccidere. E non li avete solo uccisi. È stato un game lento e sofferetto per loro. Tu hai esattamente dominato in bot. Abbiamo parlato l'ultima volta, non eri molto contento della tua performance di regular season. Come ti senti adesso dopo aver giocato queste partite? More healthier because I was actually like kind of adesso mi sento più in salute, intanto ero un po' malato nelle settimane di regular season. Il modo in cui adesso io e Trimby abbiamo scoperto e realizzato comunque un po' il metodo della situazione molto diverso da quello della stagione la scorsa stagione. Abbiamo sperimentato un po' qualcosa che non ha proprio funzionato alla grande, ma adesso abbiamo capito come vogliamo giocare. Siamo tornati dove eravamo lasciati l'anno scorso. No, in PGL Trimby ci aveva detto che non si sentiva al massimo in regular season, non aveva la confidence che sembrava fosse necessaria. Come sono le comunicazioni adesso? E alla grande, tutti stanno divertendo alla grande, un sacco. In un modo siamo ancora più uniti che l'anno scorso, tutti si impegnano un sacco. Anche solo con quel singolo cambiamento ci troviamo molto bene. L'atmosfera è fantastica, tutti si divertono. Sembra proprio che stiamo giocando con un gruppo di amici, come se fossimo. Saremmo amici anche se non fossimo compagni di squadra. Fantastico che riusciate ad essere colleghi e amici allo stesso tempo. Ora, ovviamente, il prossimo scontro tra poco sarà Mad Lions contro G2. Qualche pensiero, qualche idea su come andrà la serie? Direi mi aspetto un 2-1. Entrambe le squadre ieri hanno avuto delle partite particolari, ma direi un 2-1 G2. Come mai daresti questo vantaggio a G2? Perché se non parlassimo delle ultime due best of three, parlassimo soltanto delle tre settimane di regular season, tutti sarebbero d'accordo a vederli come una delle migliori squadre. Allora, Neon, o meglio, Comp, questa prediction io non l'ho sentita. Faccio finta di non aver sentito nulla. Sono prediction, alla fine non sappiamo dove giacciono i poteri di questi giocatori, non sappiamo se è più un favore o una maledizione quella che si consegna. Fatto sta che, okay, onestamente devo dire, dalla Best of D che arriverà appunto dopo la pausa, G2 contro Mad Lions, mi aspetto e spero di vedere un pochino più di quello che abbiamo visto in questa serie, perché che i Vitality fossero un pochino traballanti si era già iniziato a sospettare, ad annusare, dalla loro Best of 3 contro gli Heretics. E soprattutto con questo livello di dominazione dei Koi, con quello che ha detto anche adesso Comp, appunto, la squadra sempre più unita, sempre più coordinata, sempre più anche affezionata, appunto, tra loro, riesce veramente a raggiungere i picchi che hanno toccato con quella vittoria a Malmo. Adesso i Vitality dovranno chiaramente rialzarsi, fare... prepararsi a dovere per settimana prossima, perché là dovranno lottare per la sopravvivenza. Ma se guardo G2, se guardo Mad Lions, vedo due squadre che appunto hanno acceso motori la grande in regular season, hanno portato avanti questa crescita, questo progresso, scontrandosi anche con dei forti rivali che hanno fatto altrettanto. Questo è veramente il bello che le Best of Three in LEC ci hanno mostrato. Tutti i team, anche quelli di zona bassa di classifica, hanno mostrato un netto miglioramento, hanno mostrato che quando hanno l'opportunità di farsi vedere per più di una singola partita, arrivano a giocarsela. Persino gli Astralis, che hanno iniziato la stagione che sembravano da buttare, hanno messo alle strette i Mad Lions. E allo stesso modo i G2, la seconda partita ieri soprattutto un po' problematica, poi nel terzo vabbè non ne parliamo, è stato dominio totale G2 quello, ma non vedo veramente l'ora di vedere quei due team scendere in campo, perché appunto più ancora che coi Vitality mi aspetto una serie, come ha detto Comp, che ci possa portare a tre game. Necessario per andare a confermare
l'obiettivo di entrambi i team, arrivare nelle top 3 come minimo. E questo significa non mollare un colpo, non lasciarsi sfuggire nulla, come stiamo vedendo anche in questi replay iniziali, tra l'altro, perché sono venuti tutti quanti per ora nella prima parte della partita. Quella Sivir doveva essere morto in quel momento, eppure l'hanno giocata nel migliore dei modi. Questo è il competitive, questo è ciò che chiamiamo avere perseveranza e sapere i propri limiti. A volte ogni tanto ce li si dimentica, ma funzionano veramente, veramente bene. E Mad Lions e G2 questa cosa la sanno. Speriamo che non se ne dimentichino proprio oggi G2, che devono andare a confermare quella che è una solidità che li struttura piuttosto bene, anche se sappiamo che ogni tanto hanno la partita che da contratto deve andare un po' diversamente. Sì, la cosa che dobbiamo sottolineare, che ho sottolineato anche ieri l'altro quando ero arrivato, quando ero qua a castare le prime due best of three di questa fase gruppi, è che i G2 nel loro percorso comunque attraverso la regular season si sono stabiliti in una quarta posizione a chiudere, ma una quarta posizione netta, chiara, nel senso sono arrivati quarti perdendo le tre partite contro gli avversari sopra di loro e vincendo le sei contro gli avversari sotto di loro. Non sono riusciti a, diciamo, sbottonarsi troppo contro le squadre che stavano dando loro difficoltà e non sono riusciti a, allo stesso modo, farsi fregare da chi dal basso cercava di buttarli giù. E questo contro i Mad Lions potrebbe essere un problema, perché appunto i Mad Lions sono stati una delle squadre che sono riusciti a consegnare una sconfitta ai G2. Quanto questo si andrà a riflettere nella best of three che stiamo per vedere sta molto ai G2. Alla fine la preparazione quando si arriva in best of three conta molto più anche che nelle singole partite. Arrivare con un piano e soprattutto con la capacità di riadattare quel piano secondo necessità nel corso della serie prolungata, dopo aver visto una vittoria, una sconfitta, comunque vada la prima partita, è qualcosa che ti aspetti da una squadra del pedigree dei G2. Ma quando si parla di Mad Lions, anche lì il coaching staff è una delle prime cose che viene sottolineata, proprio perché c'è anche lì quell'aspetto veterano, quella certezza quasi, che per un team del genere, per un'organizzazione del genere, ha portato la squadra al successo in passato. In questo caso dovremmo avere veramente gli occhi incollati allo schermo per non perderci nessuna azione. Sono due team questi, Mad Lions contro G2, in cui tutte le scelte contano e tutte le scelte soprattutto hanno un significato. Abbiamo visto Liyoya più di una volta vedere più in là di quello che vedere 10 azioni in avanti. Abbiamo visto Caps tirare fuori dei pick che sembravano lasciati nel dimenticatoio e farli funzionare. Tantissima pressione, tantissima attenzione per Giungla e anche per la corsia inferiore, Hansama, Karzi. C'è tanto che si può fare, c'è tanto che vogliamo vedere. E quindi a questo punto non resta che aspettare che questo momento arrivi, perché manca pochissimo questo game. Dovunque ti giri c'è un matchup da sottolineare per queste due squadre. Quindi io non aspetto che le draft per vedere cosa questi team vogliono prepararci per le prime partite, ma alzo le mani, alzo le mani. Mi fido di Comp, sarà un banger a prescindere. Se l'ha detto Comp, noi ci fidiamo a questo punto e di conseguenza i caster non possono fare prediction, non ce le siamo dette nemmeno tra di noi, di conseguenza, mani al cielo, lasciamo che siano i team a parlare. Proprio dopo questa pausa ci saranno Mad Lions contro G2.